Ciao ragazzi, faccio questo video soltanto per aggiornare tutte le persone che ci seguono, che mi seguono, sul perché della mia assenza ultimamente dal mondo social. Allora, c'ho l'allergia che mi sta massacrando. Questo video sarà un po' diverso dal solito, non sarà montato, non sarà tagliato, non sarà proprio un bel nulla. Domenica mattina mi sveglio con la vista appannata e lì per lì non ci faccio nemmeno più tanto caso, con l'allergia, gli occhi tutti quanti appiccicati al mattino, è una cosa che ci sta. Quindi mi lavo la faccia, mi struffo gli occhi come nulla fosse. Ricordo che pioveva a Porto Lorenzo, mi dava fastidio un po' la luce del fuori, visto quando c'è quel cielo bianco che piove. E dà fastidio perché quel bianco intenso. Ecco, mi dà un po' fastidio, ma nemmeno presto a casa a questo, perché dico, vabbè, sarà sempre il discorso con l'allergia. Faccio colazione e inizio a montare un video domenica mattina. Inizio a montare un video, dopo circa 2 minuti vedo una palla pulsante nel diametro circa di 1 cm al centro della vista. Palla che si accendeva e si spegneva. Ora dico, cavolo, si è rotto il computer, devo far aggiustare il monitor perché questa palla è molto fastidiosa. Vado a toccarla e niente, questa palla me la trovo sulle mani. E lì ho cominciato ad avere molta paura. Chiudo l'occhio sinistro, chiudo l'occhio destro, la vedevo sempre. Chiudo entrambi gli occhi, la vedevo sempre. C'era sempre la pulsante. Chiamo Erika, impaurito. E andiamo al pronto soccorso. Racconto questa storia al pronto soccorso, mi fanno entrare subito. Benché il pronto soccorso era strapieno di persone, entro subito. Allora lì inizio ad avere un po' di paura, dico, cavolo, che sta succedendo? C'è qualcosa di strano. Come mai mi fanno entrare subito? Non lo so. In un primo momento mi misurano la pressione. Pressione leggermente alta, un po' di tachicardia perché era normale secondo loro in quanto era la situazione di agitazione. E poi dopo mi portano su a fare una visita oculistica. L'oculista mi rivolta come un calzino e mi dice che gli occhi stanno bene, cioè io non ho nessun tipo di problema agli occhi. E a quel punto mi rimandano a casa dicendomi che va tutto bene. Ora, tra che sono andato all'ospedale, sono uscito dall'ospedale, ho fatto tutti gli accertamenti che non mi ricordo più quali sono. Passano circa 4-5 ore, quindi dalle 8 alle 9 fino alle 1, tipo. Esco alle 1 all'ospedale, ovviamente mi dava super fastidio la vista perché mi avevano messo le gocce negli occhi per dilatare la pupilla, quindi il sole mi dava super fastidio, peggio di prima, cammino con gli occhiali da sole, vabbè, ma quella è una cosa normale. Torno a casa e ancora io continuo a vedere questa palla pulsante che si accende e si spegne e va con le pulsazioni nel mio cuore, se proprio devo dare un'identificazione. Più o meno una palla così, con una corona nera e il centro rosso. Se la devo descrivere, era così, rossastro tipo, che si accendeva e spegneva. Era proprio una palla non rotonda, ma con tante punte, stellare qua, tantissime punte. Il giorno dopo vado al dottore e mi segna tutta una serie di analisi, un mazzettino così di analisi che sto facendo. E in parte ho fatto, e ci vorrà ancora un po' di tempo per farle tutte perché comunque ne sono davvero tante, perché dobbiamo andare a fondo e capire quello che sta succedendo. Ora io mi rendo conto che magari questo è l'ultimo video che volevate vedere, ma un aggiornamento sul perché ero scomparso era questo, perché non mi posso affaticare più di tanto con gli occhi, che appena mi affatico un po' con gli occhi mi scappa fuori questo affare. Questa palla fastidiosissima perché la vedi ovunque, c'è. Ed è veramente preoccupante in quanto io mi ci sono svegliato dal mattino, praticamente non ho fatto sforzi di alcun tipo. I dottori in un primo momento mi hanno dato
come causa lo stress, come magari potrebbe essere un problema neurologico, come magari potrebbe essere un problema legato all'assunzione di qualche farmaco, cosa che non faccio, come magari potrebbe essere la disidratazione per loro, cosa che non è affatto vero perché bevo abbastanza, e quindi non si sa, devo fare tutti questi accertamenti per capire la causa di quello che è successo. Fatto sta che sono veramente un po' preoccupato in quanto non mi sembra una cosa affatto normale. Questo domenica, sì, lunedì è andata così, che ho fatto tutte le carte per fare tutti gli esami, un'intera giornata, che mi prende anche parte di martedì, giornata che vado a fare l'analisi del sangue, e lì sono a posto, cioè non ho nemmeno un asterisco, quindi io qui non c'è nulla di strano. Ho fatto un mazzettino così di analisi del sangue, raga, c'è cioè una cosa assurda. E adesso poi avrò tutta un'altra serie di visite tra cardiologia, neurologia, dovrò fare una risonanza magnetica, ci sono un po' di cose per andare a fondo. Ecco, nemmeno volevo più di coinvolgervi più di tanto in questa storia, ma cioè, praticamente c'è Instagram e Facebook intasato e siccome che non riesco a rispondere a tutti e spiegare a tutti quello che sta succedendo e nemmeno io di parlarne più di tanto nelle storie di Instagram, mi sento più a mio agio a farlo così, con un video su YouTube come ho sempre fatto, magari un po' triste come cosa, siete abituati a contenuti un po' diversi, ma va bene così. In tutto questo sono circondato dall'affetto della mia famiglia, da Lorenzo, da Ginevra, da Erika che adesso non ci sono. E niente, quindi morale della favola, io ho sta palla davanti agli occhi pulsante, mi dà fastidio la luce. Mi dà fastidio la luce, ho fatto una visita oculistica 10 decimi, quindi ci vedo bene, non è nemmeno un discorso cambia gli occhiali perché vanno benissimo. Ho aspettato per fare questo video perché non volevo che fosse una cosa per masciarci su, ecco, e poi mi piace parlare quando non volevo destare tanta preoccupazione da parte di chi comunque ci segue tutti i giorni. Quindi state tranquilli, ragazzi. Al momento sto bene, fisicamente sto bene. Ho avuto soltanto un po' di mal di occhi in questi giorni perché comunque tutte le cose oculistici che mi hanno fatto mi hanno un po' sollecitato, diciamo così, la palla dell'occhio, pressione dell'occhio, il fondo dell'occhio, non so neanche di cosa stiamo parlando, so soltanto che va tutto bene sotto quel punto di vista. Quindi niente, ora staremo a vedere. Avevano dato anche colpa alla pressione alta, al tipo di alimentazione che io faccio. Poi Erika cucina sempre senza sale, sale pochissimo, bisogna davvero ricercarlo dentro, che non ce n'è. E niente, c'è sta cosa che ogni tanto mi compare davanti agli occhi ed è un po' fastidioso, sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi, io un po' c'è, ed è effettivamente un po' tanto fastidiosa, come se avessi in sovraimpressione sempre una macchia che dà fastidio tantissimo, un boato alla vista. E come vi dicevo, probabilmente l'acqua che bevo non sarà abbastanza, lo so, allora questi giorni sto provando a bere un po' di più, anche se onestamente ero abbastanza al di sopra dei 2 litri d'acqua canonici al giorno. Boh, è un video un po' così per raccontarvi quello che è successo. Io fisicamente, vi ripeto, sto bene, non ho niente, però non posso stare tanto tempo davanti a un monitor perché mi si affatica subito la vista, non riesco a stare al computer perché mi si affatica subito la vista, anche lo schermo del telefono, la televisione mi si affatica subito la vista, e quindi come se fossi diventato sensibile a un tipo di luminosità. Ecco, la mattina il sole mi dà fastidio, il monitor del PC mi dà fastidio, la luminosità. Provo a scorrere su Instagram, mi dà fastidio. Mi dà fastidio pure non dormo più la notte. Era soltanto per aggiornare le centinaia di persone che
Hanno chiesto che cosa è successo perché poi siamo spariti. Erika ha fatto una storia dal pronto soccorso, poi non ho più dato nessun tipo di giustificazione a nessuno. Io attualmente, queste sono le mie condizioni e questo è quello che è successo. Speriamo soltanto di risolvere bene nei prossimi 10 giorni e di arrivare a capire che cosa è stato, che cos'è e se magari c'è qualcosa. E non è niente, è stato soltanto un aumento di pressione, così. Perché nella mia famiglia ci sono persone che soffrono di pressione alta e magari ecco, è stato soltanto quello il problema, no? Un fenomeno di ipertensione che ha scaturito in questo, oppure c'è qualcos'altro, ecco. Io non so che cosa pensare, perché fisicamente sto bene, è soltanto a livello visivo che c'è questa cosa. Non ho altro da aggiungere, ragazzi, come al solito vi ringrazio e vi ringrazierò per le centinaia di messaggi che mi continuerete a mandare di sostegno, di supporto, per l'affetto che mi dimostrate. Torneremo più forti di prima, tornerò più forti di prima anche perché voglio fare un sacco di video, che ho un sacco di idee e mi fa stare bene il fatto di aver ripreso carta e penna, non li scrivo più al computer, ma le idee, gli spunti, li appunto su carta e penna come si faceva una volta. Ciao!